Chi è? Chi è stata? Bussa. A quest'ora? E chi potrebbe essere? Ma qualche creditore certamente. Ia, vai ad aprire. Perché non ci vai tu? Ia, ti prego, non mi voglio aiutare. Ma scusa, potrebbe essere qualche persona che cerca te. Come potrebbe essere qualche persona che cerca te invece? E poi ho tanto bisogno di stendermi un altro poco, dai, vai ad aprire. Ma mi alzo. E via. Calma mia, sia fatta la volontà di Dio, sia fatta. E una, e due, e tre. Oh, mamma mia, che dolore! Non ho proprio la forza, Edoardo, non ho proprio la forza di muovermi. Mamma mia. Sente una fama. Arrivo un momento. Un momento. Arrivo. Finalmente! Entra, entra. Ma che vuoi, Pasquale? Sapete che stavo per telefonare in questura. Pensavo che mi fosse suicidato. Mi sto disfacendo, ricevo una cura di buon mattino. E tu? Guarda, ma tanto che bussato. Tanto date meno qualche disgrazia. Ma caro mio, ma non è questa l'ora di venire a disturbare! Non è questa l'ora! No! Non è questa l'ora! Ma sapete che mezzogiorno è passato da un pezzo? Possibile! Guardate voi stesse! È vero, l'orologio segna l'una meno un quarto! Insomma, cosa vuoi? Un signore qui, sotto il portone di casa, mi ha pregato di portare questo foglio a voi. Visto che si trattava di una cosa urgente, ho voluto portarvelo io stesso. Non c'è che dire, sei un portiere modello. Bontà vostra e buona giornata. Buona giornata, buona giornata, buona giornata. A proposito, il padrone di casa mi disse di ricordarvi che ancora dovete pagargli il mensile. Ma cosa credete, che vogliamo scappare via da Napoli, Vorrebbe invece mantenere le promesse questo padrone di casa. Sì. Quando discutemmo il contratto di affitto, disse che avrebbe rifatto le pareti, il pavimento. Qui farò il bagno, quel cesso lì. Qua piove da tutte le parti. Disse pure, che l'ascensore, amo, questo me lo ricordo, l'ascensore lo faccio spingere fino al settimo piano. Ma che spingi, che è arrivato al sesto piano. Se non ci spingimmo poco per ciascuno, non arrivammo al settimo. Non so proprio cosa dirvi. E del resto di che si lamenta? È solo un mese di fitto che gli dobbiamo, un mese. Ma voi da soltanto un mese siete qui. E non credo che ci staremo di più. Ti sembra questo uno studio di pittura e scultura? Una bella figura con i clienti. Ma lo sai che volendo potremmo fare anche causa al padrone di casa? Gliela faremo. Come voi volete, comandate niente? Avremmo da comandare tante cose. Vabbè, fa niente. Il caffè l'hai preso? Si capisce, ma questa mattina alle 6. Adesso si sta cucinando. Infatti ho sentito quando ha aperto la porta dall'androne delle scale un odorino. E cosa mangiare? Pasta e fagioli. Pasta e fagioli. Tu ti ricordi pasta e fagioli, Bei tempi. Senti un po', che tipo di pasta metti da pasta e fagioli? Sì. No. I bacche. No, i paternostri. Fagioli e paternostri. Ah, mangi e prendi. I paternostri sarebbero una qualità di pasta. I tubetti. I tubetti. E capite tu? I tubetti chiamano paternostri. E mi ti mangi solo pasta e fagioli? No. Anche il baccalà. Quello il fagiolo si dice sempre al baccalà. Come si dice? La morte del fagiolo e il baccalà. Oh, baccalà è morto lo fagiolo. Che stai dicendo? No. Senti voi, come la fai questo baccalà? Fai bello fritto? No! Non mangio nemmeno roba fritta, fa male al fegato. Chi la mangia roba fritta? Facciamo un baccalà alla marinara, per me, mia moglie e il gatto. Pure il gatto? Eh sì, perché anche lui ha diritto a mangiare. Lui. Lo tagliamo in tre pezzi, poi mettiamo il baccalà nel tegame,
un filo d'olio, un po' d'origano, un pomodoro spaccato, una cipolla, lo mettiamo sul fuoco una decina di minuti, plop, 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 plop. Poi lo mettiamo a tavola e ce lo mangiamo. Fammi, senti, fammi il piacere, vado a penna. Permettete, buona giornata. Buona giornata. Una spiga di pesci, ti devo andare di traverso io. A te, tua moglie e il gatto. Ma dovremmo pausare, questa è giustizia. Il gatto mangia e noi no. Il gatto mangia e noi no. Allora. E che dice? E che dice, che dice? Non gli capisci niente. Sai che tutto passa, fagiolo, baccalà, del nostro Ave Maria. Ah, ecco qua, lo sapevo che avresti fatto carriera. Cos'è? È un invito. Ah, che bello, dove? A Venezia? No. A Milano? No. A Sanremo? No. E dove? In questura. Il padrone del ristorante mi corse in questura. Guarda qua, mo te lo leggo, mo te lo leggo. Carissimi Vittorio ed Edoardo, vi informo che dopo tanti pranzi e cene non pagati e visto che neanche ieri mi avete consegnato il debito accumulato di 500.000 lire, vi scrivo dalla questura e vi invito a venire qui domani alle 4. Se non venite, sarà stessa la questura a venirvi a prendere. Distinti saluti. E capite tu, ci vengono a pigliare a casa, ci vengono a pigliare. Disperazione maledetta. Ecco cosa significa essere soli al mondo. Essere soli e disgraziati. Soli e disgraziati. Ecco qua. Laviamoci un poco, laviamoci un poco. Ecco qua. Laviamoci un po' della orecchia, sì, sì, quella della mattina fa bene lavarsi la orecchia, ecco qua, ah, e laviamoci pure quell'altro, sennò si picchia a polvere, ecco qua, facciamo un po' la prima colazione, ecco, la prima colazione, dico colazione. Non mi va di fare certe figure. Ah, già, perché combinato come stai, mo, mi mette a paura pure le brutte figure, tu. Si capisce, sì.
può fare? Che si può fare? Che si può fare? Ah, vogliamo andare perlomeno al caffè? Vedremo se lì troveremo un amico, però muoviamoci! No, 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 al caffè non voglio più andarci. E perché? Perché non voglio incontrarmi con quella ragazza. No, quella ragazza? E come mai? Per adesso sto bene da solo, poi in seguito forse. Ma poi sai, c'è troppa differenza tra noi. Essa è una signora, io un povero uomo. E poi, siccome mi chiese di voler visitare lo studio, non vorrei essere costretto a doverle mostrare questa stalla, questa stalla. In questa stalla io in questa stalla. Ma perché io no? Oh, è sempre con questo io. Sì, sì, perché se io sto combinato così è per colpa tua, sì, per colpa tua. Perché tu avevi detto che avremmo fatto tanti affari, che avevi tanti clienti, e invece ti puzzava la fama. E hai voluto fare festa a me fingendo di vittore, ma fammi il piacere. Ma quante volte te l'ho detto, quante volte? Mettiamoci una pietra sopra, questa è acqua passata! Ad ogni modo, non voglio che tu parli sempre di quella ragazza. Marichiglia, Richiglia, non voglio credere che tu ce l'hai dell'indirizzo. No, perché gli avevo detto che avevo un grande studio, che ero francese. E perché? E volevo così per darmi delle aree. Ah, no, 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 anzi, le dissi che non potevo farle vedere lo studio perché era in rinnovazione. Hai fatto bene, hai fatto non bene. Non potevo fare. Infatti, se era in rinnovazione lo studio. Gli uscieri, tu vedi aprire, io non ci sono. Oh, se cercano te? Se cercano me non ci sono, se cercano te arrangiati. Ah, oh, tu te ne abusi, tu te ne abusi di me, tu te ne abusi. Ma vedi chi è? Avanti, prego. È questo lo studio di pittura e scultura? Ah, sicuro. Parlo con lo scultore Edoardo Morelli? No, veramente voi parlate col celebre pittore Vittorio Floch. Beatrice Melasecca. Mela? Secca. Secca. Secca, 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 secca. Che cosa, una polmonite, secca? Possidente. Oh, bellito, bellito. Accomodatevi, accomodatevi. Accomodatevi. E questo? Di a me. Vabbè. Desidero parlare con lo scultore Edoardo Morelli, in casa? Dipende. Da cosa? Dipende se è in casa, sì, perché può darsi che è entrato dall'altro ingresso dello studio. Sì, perché noi abbiamo anche un altro ingresso che dà sul parco. Sì. È un ingresso bellissimo abbiamo noi. Voi siete entrati dalla seconda entrata. Questa è la stanzetta del nostro povero servo, si vede? Il nostro povero servo. Di là c'è il corridoio nel quale succede dei grandi savoni di posa. Il portiere mi ha detto che Morelli è in casa. Il portiere, e cosa desidera il baccalà? Misericordia, Ave Maria, Ave Maria. No, ma io desidero lo scultore Edoardo Morelli. No, perché il portiere, poc'anzi, è venuto qua, quello no, si mangia pasta e fagioli col baccalà. Senta, a me non interessa, voglio solo sapere se Morelli è in casa. Potrò assicurarmene, voi cosa desiderate? Vorrei mettermi d'accordo con lui per un lavoro che dovrebbe fare. Dovete scusare, sapete signorina, è che da giorni che la mascella non va più il suo movimento. Sapete, sono due giorni che non si mangia. Non mangiate. Non mangiamo perché c'è tanto da lavorare. Il mangiare arriva, ma non lo mettiamo da parte. Si deve lavorare. Quindi è un lavoro, un'ordinazione. Sicuro. E allora, attendete, di sicuro sarà di là, tra sacchi di gesso, arnesi, operai. Attendete. Edoardo! Salutare. Edoardo! Non c'è. La sala di posa è così lontana. Attendete, andrò a chiamarlo io stesso. Io vado, però voi non vi girate. Non vi girate, guardate qua. Edoardo! Che c'è? Scendi giù! Ma perché
scendi giù! E perché ti ho detto? Perché c'è una signora che vorrebbe parlare con te! Arrivo! Oh, 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 oh! Alcuni sacchi di gesso con gli operai. Infatti stavo lì nel cesso a mettere a posto dei sacchi di gesso. Quasi nel cesso stavo. Dunque? Ecco, non vorrei essere inopportuna. Questa è ora di pranzo. Avete mangiato? Altrimenti posso ritornare. Affatto. Non vi dovete preoccupare perché noi non dobbiamo mangiare. Avete già mangiato? Da tanto tempo! Allora posso parlarvi con comodità. Dovete sapere che dopo una lunga e penosa malattia, 20 giorni fa, il mio povero Nicola è morto! Morto! Coraggio! Sì, coraggio! Cercate di raggiungerlo al più presto e non se ne parla più! Non posso! Non posso! La pasta, Lino, la pastellina, la pastellina, per fare le cose.
poi anche la carne. La che? Che... sai, io ritraggo dal vivo. Io ritraggo dal vivo. Santo è Dio. Che succede? Che c'è? Ho dimenticato a casa il portafogli col denaro e la fotografia. Possibile, venga qui, l'aiuto a cercare io. Mi fermo con le mani. Ma forse lo tenete qui. Perché quando io avevo il portafoglio, quando l'avevo lo tenevo qui. Non c'è, ho controllato. Ne potete ritornare, io sarò qui ad aspettare. Non è possibile, ora devo recarmi dal dottore e alle 4 devo partire per Roma per affari urgenti. Come si può fare? Adesso sì, adesso facciamo in questo modo. Il mio amico, ecco qua, Vittorio, il mio amico adesso scende con voi, andrete a casa vostra e lì gli darete il denaro con la fotografia. E quando ritornerete da Roma troverete il mio lavoro ultimato. Non mi è possibile, dovendo partire per Roma la casa è chiusa e la serva è andata già via, ne dovremo parlare al mio ritorno. Quando ritornerete da Roma? Tra 10 giorni. Non ci troverete più. Sì. Partiamo! Forse per sempre! Forse per sempre, partiamo! Andiamo all'estero! Sì, si sale su! Si sale, non su. Si sa dove si va! Sempre! Sempre più su! Sempre! Che peccato! Ai! Vedete, alla minima contrarietà lo stomaco gli sente! Sentite, andate a mangiare da un'altra parte perché noi abbiamo molto da lavorare. E infatti, tenete qua e andate a mangiare altrove perché noi non abbiamo finito di mangiare e ci prende lo stomaco. E mille scuse, ne parleremo al ritorno. Come avete detto? Vado, e mille scuse, ne parleremo al ritorno. Se ci troverete. E se no? Se no ci troviamo nella valla di Giosafatte. Cambiate indirizzo. Quello è l'indirizzo comune, via dove. Fatta la volontà di Dio, quello viene a mangiare proprio qua. A rischio di farci morire per contrazione intestinale. Occorre, Edoardo, mi occorre qualcosa di commestibile. Io mi sento svenire, Edoardo, stavolta ci vai tu, Edoardo. Ahia, ti prego, non voglio, già fatto. Aveva ben ragione il conte Ugolino, aveva ragione. E la signorina De Santi! Chi? Sciagurato! Signore! Mettiamo un po' di ordine! Mettiamo un po' di ordine! Il francese era! E me, aspetta! Prendi qualche cosa, mettiamo un po' a posto! Prendi qualche cosa, Edoardo! Forza! Edoardo, muoviti, prendi qualche cosa! E mamma, sono arrivato! Aspetta! Aspetta! Sono arrivato! Mamma, aspetta! Questa stalla! Sono arrivato! Mamma, muovete! Just a moment! Sono arrivato! Mamma, che facciamo qualche cosa! Edoardo, aiutami pure tu! E non vedo! Vedi che sta mettendo la mano! Mamma, forza, metti a posto! Veloce! Così bravo, sei bravo! Mettilo più dietro! Edoardo! Mamma! È bellissimo! Aspetta, mamma! Facci, Muoviti, vai ad aprire! Prego, accomodatevi, signorina, prego, avanti! Prego, accomodatevi, signorina, prego. Come mai qui? Vi meraviglia? Semplicissimo. Passando sotto il portone ho visto una targhetta col vostro nome e sono salita. Finalmente ci si vede, signor Morelli. Vittorio! Ma cosa? Scherzo! Sa, a noi ci piace fare scherzi agli amici. Prego.
Accomodatevi, prego. Non badate al disordine, che c'è Vittorio che mette tutto a posto. Ed è un brivido, è tutto a posto. Prego, prego, accomodatevi. Accomodatevi. E come mai non mi si vede più al caffè, signor Morelli? Non mi sono fatto più vedere al caffè perché ho avuto tanto da lavorare, sì, sì. E papà, il barone, come sta? È a letto. A letto? Ha un'indisposizione, la solita indisposizione. Ah, mangia troppo. E come? Contro il volere dei medici, ormai a metà. Ma è un buon gustaio, papà. Quando si ammala poi diventa capriccioso come un bambino. Ma parliamo di noi. Già, parliamo di noi. Ma non avrei mai immaginato che... Sarei stata io a venirvi a trovare. Dimenticate troppo presto gli amici, vero? Ma no, è che ho avuto tanto da lavorare. E così sono venuta per visitare finalmente il vostro studio. Dov'è? Beh, è qui! Poi di là! Non ci può andare, signori! Non ci può andare di là! No, signori! Non si può andare perché di là siamo in innovazione, vero Edoardo? E siamo in innovazione e siamo tutti ombri di sacchi, gessi, arnesi, modelli, operai, non si può entrare. Non si può entrare. E dove lavorate? Beh, qui. Poi di là. Sì, sempre di là. E non mi fate vedere nessuna delle vostre opere? Sapete che adoro la scultura. Nessuna delle opere. E certo! Però il problema è che proprio stamattina ho dato via le mie ultime tre opere. Testato? Ah, sicuro. E come le avete chiamate? La fame, la peste e la carestia. Già, tre nudi di donna che vogliono rappresentare proprio la fame, la peste e la carestia. Spero sì. Vi siano riuscite bene. Benissimo. Soprattutto quella che rappresenta la fame. La migliore. Caro Morelli, onoretta disponibile, sono pronta per il bozzetto che mi prometteste. Va bene così? O così? Ma che cosa? La posa per il bozzetto. Ah, il bozzetto, hai capito? Hai capito, Vittorio, il bozzetto. Non pretendo, un capolavoro, un bozzetto così, senza importanza, giusto per avere un vostro ricordo. Ricordo, già. Ma il problema, signorina, è che non mi è possibile... Non avete ragioni! Se non mi farete il bozzetto, me la prenderò male! Il problema, signorina, è che io non ho né un po' di creta né plastilina. Quindi... Quante bugie! Controllate voi, non troverete né un po' di creta né plastilina qui. Allora vado! No, andate! Non si può andare di là! Signorino, non si può andare di là! Non si può andare perché di là siamo in innovazione! Poi abbiamo anche allievi che studiano! Ah, sì. Abbiamo anche allievi che studiano! Non è lecito entrare all'improvviso! Ma vedo, se vogliono fare un po' di ricreazione, e vi faccio entrare! Io vado. Se non dovessi tornare, venitemi a trovare. Non credevo aveste detto tutte queste bugie per un piccolo bozzetto. Ma no, vi sbagliate. Che... Fate silenzio! Non vi sembra brutto rifiutarvi di modellare un bozzetto della mia testa così carina, sorridente, tutta per voi? Già, però... Ma che cosa nascondete in quella sala di posa? Qualche cosa che io non posso vedere? Qualche dono? No, non andate! Guardate, questo è il mio studio. Cercate pure la creta, la plastilina. Non ce n'è e non ce ne sarà. Perché io sono povero. E povero lo sono perché sono onesto. Onesto. Mi prego, signorino, non domandateci più niente. Perdonate tutto quello che abbiamo fatto e detto e cerchiamo di non vederci più. Voi credevate di trovare qui quella vita comoda, facile, affascinante, misteriosa. Misteriosa. Ce ne sono di quelli che vivono la vita che voi pensavate di trovare qui. Ma state a dire a me, quelli non sono artisti, quelli sono mestieranti. Vedete, signorina, quando si ama l'arte, nel puro senso della parola, è questa la vita che si affaccia a coloro che ne vengono a scoprire il mistero.
Tormento, miseria, fame. Fame si fama! Guardate, signorina, non ho neanche il coraggio di guardarvi negli occhi. Vi prego, andate via e perdonate tutto quello che abbiamo detto e fatto. Signor Morelli! Vi prego, signorina, lasciatemi solo, solo col tormento della vita di povero artista. Perché quando si ama l'arte, signorina, si è pronti ad affrontare qualsiasi via. L'arte è questa e altro. L'arte è passione, l'arte è amore, l'arte è gioia, l'arte ti rende un uomo migliore. Eduardo! Fammi continuare, state zitto. L'arte ti rende libero, l'arte è qualcosa di eccezionale, l'arte ti... Eduardo! Ma che vuoi? Se ne chiudo! Imbecille, farti trovare in quella posizione, ma... E come me la fa tua, dopo Ces, a Pulcinella, così? Che ne so? Potevi venire fuori un momento prima. Volevo, ma non ne ho avuto il tempo. Non ne ho avuto il tempo. Che figura, madonna mia. Floscio. Che stai facendo? Stai mangiando? La signorina Giulia ha lasciato qua un pacchetto di cioccolatini. Ne vuoi? Certo che le voglio, certo. Però le ho trovate io e divideremo da buoni compagni. Per me. Te e due amici. Aspetta. Hanno sbagliato una te e due amici. Una te. C'è permesso? Ma che buon Pasquale! La signorina che se n'è appena andata mi ha pregato di prendere un pacchetto di cioccolatini. Dovete sapere, me l'ha pregato proprio perché sono per il padre. Sono cioccolatini purgativi.